Per far conoscere meglio il patrimonio mondiale delle città italiane che fanno parte dei siti dell'UNESCO, è stato creato il sito patrimonionellascuola.it. L'iniziativa è stata presentata oggi nella sede del Consiglio Comunale con la presenza di docenti provenienti da altri siti UNESCO, coinvolgendo gli studenti con il progetto Patrimonio Mondiale nella Scuola, promosso dall'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO, di cui fa parte anche il Comune di Napoli, per contribuire alla conoscenza e alla discussione su queste particolari identità locali attraverso il mondo dell'educazione. Abbiamo già fatto l'esperienza l'anno scorso e abbiamo fatto un progetto che ha interessato circa 14 scuole, non solo di Napoli e all'interno del sito UNESCO, ma anche della città metropolitana, di alcune zone che fanno parte della buffer zone del sito UNESCO di Pompei, ed è stato magnifico verificare come i ragazzi siano stati in grado di individuare nel loro quartiere, anche i più devastati, individuare un qualcosa che andava preservato e sul quale andava ripensato una diversa esposizione. In questo patrimonio noi ci abitiamo, in questo patrimonio noi ci camminiamo, di questo patrimonio noi parliamo, questo patrimonio noi lo conosciamo. Il punto è che le nuove generazioni devono saperlo usare, e la scuola ha questo compito di mediazione tra passato, presente e futuro. E per questo che oggi è molto importante che l'osservatorio permanente del sito UNESCO della città di Napoli, la città metropolitana di Napoli, stia incontrando altre città in cui pure c'è patrimonio UNESCO, perché così si comincia a parlare un linguaggio comune, che non è il linguaggio del mercato, della dismissione, dell'attesa che gli edifici storici si sgretolino sotto il passare del tempo, nell'inerzia e nell'incuria, ma è anzi un'azione volta a valorizzare, preservare, ma anche ripensare questo patrimonio nel senso dello sviluppo culturale di cittadini consapevoli.